Torna sabato prossimo 7 settembre la 54esima edizione della Capri Napoli Trofeo Farmacosmo, la più prestigiosa gara internazionale di nuoto in acque libere, valida come tappa conclusiva del circuito FINA di Coppa del Mondo. La Maratona del Golfo, 36 km in mare tra Capri e Napoli, prenderà il via sabato con partenza dalle Ondine Beach Club di Capri e arrivo nelle acque antistanti il Circolo Canottieri Napoli e chiude la Coppa del Mondo Ultramarathon che comprende le prove su distanze superiori ai 15 km. Uno degli eventi più longevi che abbiamo qui a Napoli da un punto di vista sportivo, un evento tra l'altro che è ufficiale e che quindi ovviamente continua nel segno di quella che è stata l'università di quest'anno qui a Napoli. Per quanto riguarda i concorrenti, abbiamo 25 concorrenti al via, a livello maschile e femminile abbiamo i primi 10 del ranking mondiale, quindi anche in termini di qualità siamo comunque soddisfatti di questo risultato. Con 66 anni di storia e 53 edizioni alle spalle, la Capri Napoli conta quest'anno 25 atleti iscritti che si aggiungono ai nuotatori già registrati nelle due prove non competitive di giugno e luglio. Siamo veramente contenti di dare lustro a questa grandissima e importantissima manifestazione di nuoto, di sport. Unisce due città straordinarie come Napoli e come Capri, nel Golfo più bello del mondo, per cui siamo veramente, come dire, lieti di dare un supporto a questa importante manifestazione. Ci aspettiamo una buona performance da parte degli italiani e in particolar modo quest'anno avendo due napoletani in gara che anche loro possono farci sognare come ha fatto in passato Giulio Travaglio che ha vinto 5 Capri Napoli e quindi magari oltre la vittoria di un italiano che è arrivato l'anno scorso magari adesso ci attendiamo una bella vittoria anche da parte di un napoletano.